Un amore mai sbocciato, quello tra Federico Fellini e Mina. Il grande maestro del cinema, affascinato dalla figura della voce storica della canzone italiana, avrebbe voluto la cantante come protagonista di uno dei suoi film. Allora è vero questo fatto di Mina, è vero? Sì, io ho molta ammirazione e molto stima per Mina e spero che anche nel film precedente, Il viaggio di Mastorna, Mina doveva fare una parte. E anche qui è difficile incontrarci, capito? Siamo riusciti a Sta lì, ha delle telefonarci. vittorie, eh? Sta lì. Sì. Mina, ti faccio tanti saluti, spero che riusciamo a parlare almeno una volta per telefono, eh? Ci vediamo presto. Se n'è parlato in una conferenza della Fondazione Fellini, che ha voluto dedicare una serie di iniziative in onore dei due grandi artisti, un incontro tra i due che però non è mai sbocciato nel successo anche nel cinema per la grande Mina. Questo rapporto fra Mina e Fellini, ce ne parli brevemente? Beh, una scoperta che abbiamo fatto, filologica come si dice nel cinema, guardando con attenzione, oltre alle solite Sandra Milo, Anita Ekberg, eccetera, abbiamo scoperto che una delle attrici che lui ha voluto a tutti i costi nei suoi film e che non ha mai avuto nei suoi film era proprio Mina. E abbiamo trovato i disegni che lui ha fatto per lei, e abbiamo trovato i suoi progetti, e abbiamo trovato addirittura un suo sogno dove Fellini sogna di aver incontrato, di aver invitato a casa, con scopi probabilmente sessualmente rilevanti, anche Mina.